finisce 1-1 il derby tutto spoletino tra Superga 48 e Baci Calupo. Entrambe le reti arrivano nel primo tempo, con Capoccia che replica al primo squillo di Fabbi in una gara non bellissima ma dagli elevati toni agonistici. L'arbitro Chiapparicci sventola infatti ben tre cartellini rossi, con la Superga che nella ripresa finisce 9 dopo che in chiusura di primo tempo la prima ad essere ridotta in inferiorità numerica è la Baci Calupo a causa dell'espulsione di Buccioli. Pronti via e sono gli ospiti a passare in vantaggio. Torti si libera di un avversario sulla destra, entra in area e mette al centro. Fedeli calcia male, ma alle sue spalle c'è Fabbi che con un destro potente trafigge Cecconi. La Bacicalupo insiste e all'undicesimo è ancora Fabbi a calciare una punizione che si spegne però sull'esterno della rete. La Superga non ci sta e al 29esimo pareggia la prima occasione buona con Capoccia che ben appostato sul primo palo insacca di testa all'angolo di Peroni. 3 minuti dopo gli uomini di Mollaioli hanno l'occasione buona per tornare in vantaggio, ma l'estremo difensore della Superga, Cecconi, compie un vero miracolo in uscita su Fedeli, servito da Torti al termine di una bella azione in contropiede. La replica dei padroni di casa è affidata a Partenzi, che qualche istante prima del riposo calcia di poco a lato una punizione. Nella ripresa, all'ottavo minuto, è Fabbi a provarci, sempre da calcio piazzato, ma la palla sorvola ancora la traversa. Nonostante l'inferiorità numerica, la Bacicalupo continua a cercare la rete. Al decimo minuto Fedeli apre per Venturi, ma Cecconi compie ancora un miracolo, deviando il tiro in diagonale. Passano pochi minuti e l'arbitro ristabilisce la parità in campo, espellendo anche Partenzi. Il rosso non piace a Morichini, che protesta con il direttore di gara e finisce anch'egli negli spogliatoi. La Bacicalupo ci crede, al 28esimo ancora Fabbi su punizione dalla distanza colpisce in pieno la traversa. Passano 12 minuti e il numero 10 di Mollaioli ci riprova, ma la sua deviazione su cross del nuovo entrato Campana termina fuori. Nel finale la Superga rimane in 9 per l'espulsione di Caraviello, ma ha l'ultima chance con De Buono, che ancora su calcio di punizione trova attento Luciani che devia in angolo. Finisce con un punto per parte, risultato che forse accontenta di più la Superga, visto quanto creato nella ripresa dalla Bacicalupo.